Un anno difficile questo 2017 per il territorio teramano, terribile dicono in molti, ma si guarda al futuro con ottimismo e il bilancio tracciato dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, si muove proprio in questa direzione che indica i punti di forza dell'amministrazione provinciale. Movimentati oltre 48 milioni di euro per strade e scuole, conti e bilancio in ordine, si lascia un patrimonio in termini di finanziamenti e recupero per programmazione e spesa. Rispetto a come era iniziato, diciamo che è stato un anno sicuramente poi alla fine oltre le aspettative, perché dalle disgrazie, come sempre accade, riusciamo anche a trarre il meglio di noi stessi. Questo ente in questo anno ha lavorato davvero tanto, ha approfittato anche di fondi straordinari che sono arrivati e stanno arrivando, ma è stato sostanzialmente un ente che ha fatto circolare su questa economia quasi 50 milioni di euro tra investimenti in somme urgenze, piani stralcio e quelli che verranno ancora, che sicuramente ha contribuito a tenere su l'economia. Io voglio consegnare oggi un messaggio positivo rispetto a quello che abbiamo passato. Mi pare che in giro per questa provincia ci siano dei segnali di risveglio molto forti che vanno proprio dall'attività svolta da chi oggi sta nelle istituzioni, mi riferisco in particolare ai sindaci. L'ente provincia ha fatto la sua parte, ci sono molti comuni che stanno facendo la loro parte, io penso che abbiamo posto le basi per un 2018 sicuramente migliore di quello che abbiamo passato.